cogliere il risultato di un intervento semplice che diceva il vicepresidente della regione, perché si è realizzato attraverso la collaborazione reciproca di istituzioni diverse. Meraviglioso perché restituisce alla città, e non solo alla città, un monumento di eccezionale valore. Ma sono qui grazie al ruolo e alle scelte fatte dal senatore Pellegrino, che mi ha preceduto alla presidenza della provincia. Io raccolgo questa opportunità per il lavoro svolto. Ed è un momento importante anche questo, nel senso che la continuità amministrativa e perseguire alcuni obiettivi che hanno un valore che va al di là delle appartenenze deve rappresentare un punto fondante dell'attività amministrativa degli enti locali. Lo sforzo non finisce qui, dobbiamo consentire che il bene sia fruibile, e quindi ecco, io qui impegno, per quella che è il mio ruolo oggi, la nuova amministrazione provinciale, un impegno deve essere trovare nelle pieghe dei bilanci degli enti locali, che sono bilanci sempre in sofferenza e in difficoltà, la possibilità di realizzare un desiderio che l'arcivescovo ha posto da più riprese, e la possibilità di avere un ascensore, dal punto di vista tecnico era stato definito in maniera leggermente diversa, per consentire certamente le attività di manutenzione, di controllo, di verifica, ma anche la possibilità che tantissima gente che può godere del bene a partire dal mare Adriatico, perché già dall'Adriatico è visibile il campanile, che è il più alto di Puglia, quello che mi risulta, è tra i più alti d'Europa. Bene, allora diamo la possibilità che il bene sia fruito, e quindi mettiamo in condizione che attraverso sistemi tecnologici avanzati si possono illuminare le scale, che si possa realizzare l'ascensore, e la provincia farà la propria parte in sinergia con la regione, in sinergia con il comune di Lecce, per completare un percorso che è importante, che è stato decisivo. Doleva il cuore vedere ingabbiato un gioiellino che veniva sottratto alla possibilità della fruizione solo visiva di tutti coloro i quali venivano qui a farlo. E quindi con questo augurio e con questo auspicio, compiere il terzo e ultimo, ritengo, passo decisivo perché il bene possa essere a 360 gradi restituito al pubblico con la possibilità di fruizione, che io faccio gli auguri Monsignor Ruppi per il lavoro intrapreso, a Monsignor D'Ambrosio per la tenacia e la volontà, appena insediato a Lecce, ci siamo insediati quasi contestualmente, ha voluto rappresentarmi questa esigenza. Grazie.